Quella è la nave che va a Napoli. Dobbiamo andare là subito. Stai tranquillo. Dai, adesso in qualche modo facciamo. Ma cosa facciamo? Dai, stai calmo, ti prego. Abbiamo pure perso il portale per Camogli. Che cazzo me ne frega il portale per Camogli? Ce n'è un altro da Caserta fino al 10 settembre. Io in realtà sono la nonna di Giallini, di Capito? Moreno. Ma te potresti dire che è la nonna sono di la Giallini. Sono la nonna, sono proprio io. E quindi quello che succede, mentre io do ospitalità a loro perché si spacciano per amici che hanno condiviso il fronte con mio marito che è ancora in guerra, arrivano, non dico proprio tutto, delle persone a cercarci. Dobbiamo scappare, soltanto che prendono mia figlia, ovvero la madre di Giallini, e quindi ci uniamo, perché da sola non ce la posso fare, come prima cosa alla ricerca di questa bimba per riprenderla. Ma è tutto parecchio complicato. Molto divertente. Ma tu lo sai che giorno è oggi? L'8 settembre, il giorno del coso, del solstizio. Armistizio, su! Attraverso questo portale temporale riescono a rubare fondamentalmente e hanno un obiettivo, rubare la Gioconda. Soltanto che rubare la Gioconda significa tornare nel 1943, andare a rubarla ai nazisti e scappare. Ma tornare in Italia. Tornare in Italia e attraversare l'Italia in quel momento è particolarmente complesso. Che cazzo! Si è lavorato sul crinale fra la commedia, il film d'azione e il film, chiamiamolo di fantascienza, fantasy, perché è un viaggio nel tempo, no? E quindi ho, come fanno secondo me le persone intelligenti, ho chiesto aiuto, mi sono fatto dare una mano, quindi ho fatto un lavoro di grossa collaborazione con la mia scenografa, con il mio costumista, con i miei operatori, il direttore della fotografia, perché volevo che la parte action fosse una vera parte action, non una commedia, ma veramente un film d'azione. Volevo vedere morire i nazisti veramente, volevo vedere che se c'era un colpo in arrivo ci fosse il sangue. E allo stesso tempo poi mi sono affidato ad attori che avevano entrambe le qualità, perché loro hanno questa grande capacità di essere molto forti sulla commedia, ma di avere fatto delle esperienze che gli hanno tirato fuori anche il fatto di saper tenere una pistola in mano ed essere credibili nei panni di in un action movie. Questo vale per Giampaolo Morelli, per Marco Giallini e Tognazzi, loro. E quindi è la commistione di tutto questo ha creato un film che ha un genere tutto suo, perché non puoi dire che è una classica commedia all'italiana. Abbiamo, come dire, la possibilità attraverso questo film di vivere in prima persona sia i personaggi che noi spettatori, no? Possiamo vivere in prima persona degli eventi che hanno devastato il nostro paese, eventi di cui siamo venuti a conoscenza solo o attraverso i racconti dei genitori, come nel caso appunto di mio padre, che bambino era scappato dalla città di Napoli con mio nonno, quindi il suo papà, che l'aveva portato in bicicletta per 50 chilometri in un paesino fuori Napoli, a casa dei nonni, in campagna, pensando di essere lì più tranquillo, e invece proprio lì arrivarono i tedeschi a cercare gli uomini, e lui si ricorda sempre con grande terrore, no? Si attaccò alla gonna di sua nonna, e cercavano gli uomini, ma con questo loro modo di fare, molto duro, no? pronti a tutto. E quindi abbiamo la possibilità di rivivere degli eventi e in questo caso anche di partecipare a delle cose. Infatti la nostra banda di cialtroni parte con un obiettivo che è puramente personale, egoistico, cioè quello di rubare la Gioconda e poi ritornare al presente, ma gli eventi vanno diversamente e quindi viaggiano per quest'Italia devastata dalla guerra, ma hanno l'opportunità di riscattarsi proprio umanamente, di fare qualcosa per l'Italia, per il popolo, per le persone. Sono eroi per caso, no? Si ritrovano lì e decidono, dopo essere stati vigliacchi, pusillanimi, sordiani come tipo di personaggi, no? Un po' italioti, scelgono invece di immolarsi, di dare la propria vita per gli altri. E questo li rende degli eroi. Per la libertà, per l'Italia e per Maradona. Chi è Maradona? Siete l'unica banda che ci ho mai avuto. Scopa! Sandro Pertini, il presidente degli italiani. È un onore, piacere. Sono veramente molto contento e molto orgoglioso di questo film. Perché arrivare a un terzo film di una saga, di una serie, come la vogliamo chiamare, e avere la sensazione di aver fatto un film che ha perlomeno lo stesso peso specifico del primo,
per carità, peso specifico per quello che i film volevano essere, cioè delle commedie di intrattenimento che mischiavano due generi. E, ecco, il primo aveva la capacità di essere divertente, comico, Il viaggio nel tempo ispirato a Non ci resta che piangere e a Ritorno al futuro, che incontrava il poliziottesco anni 70. Questo, in questo caso, mantiene la commedia all'italiana, forse più di una volta anche per il periodo storico che raccontiamo, e c'è una tensione, c'è un come dire, c'è una partecipazione a questo viaggio e a questo sacrificio che poi i personaggi fanno, che ti fa entrare in una doppia dimensione di grande divertimento ma anche di grande empatia. E per una volta questi tre cialtroni, quattro, anche se lei cialtrona non è, fanno qualcosa per gli altri e non per se stessi, e credo che vada in qualche modo a chiudere la saga con un'evoluzione umana anche dei personaggi. Tanto la perdete sta guerra. Perdete pure la finale dell'82, ma ricordate sto nome, Paolo Rossi.